Presidente Fabionatti, punto della situazione adesso con il Presidente Toti, l'assessore Gianpedrone, chiaramente c'è la richiesta di uno stato di emergenza, di calamità, voglio dire, del resto le immagini che abbiamo fatto scorrere in questi giorni parlano chiaro. E che continuano a scorrere, che temo continueranno a scorrere, ecco, diciamo che l'allerta è finita, ma l'emergenza ovviamente no, siamo, diciamo, soddisfatti, uso una brutta parola, tra virgolette, nel senso di come siamo riusciti a gestire questa situazione, perché non era assolutamente facile. Ecco, oggi sentivo che tanta acqua così non veniva nel nostro territorio addirittura dal 1970, praticamente da quanto sono nato io. È vero che non sono così vecchio, però insomma qualche primavera ce l'ho anch'io. Quindi diciamo non ci sono stati danni alle persone, non ci sono stati diciamo eventi collaterali tristi o comunque diciamo infausti, e questo è una cosa che chiaramente non possiamo che appunto valutare con soddisfazione. Però adesso c'è un grande lavoro da fare. Ci sono un territorio devastato, strade distrutte, trasformate in torrenti, inagibili, a lavina poi la casa addirittura portata via, altre case inagibili, insomma rimane un territorio profondamente ferito e serviranno, diciamolo chiaro, tanti soldi per rimettere in sesto le cose. Sicuramente è difficile adesso fare un conto dei danni, anche perché non è neanche facile quantificare, cioè identificarli i danni, perché è una situazione in continuo divenire. È chiaro che dovremo vedere cosa succede nelle prossime ore, speriamo che il tempo sia clemente nelle prossime settimane e speriamo appunto di non aver registrare ulteriori fenomeni clamorosi, oserei dire, uso questo termine perché quello che abbiamo visto accadere a Lavina, Arezzo, nell'Alta Valle Arroscia, a Langan, anche tra Baiardo Aplicale, insomma ha dell'epocale. Ecco, questa è una situazione davvero fuori dall'ordinario e io ringrazio tutti coloro che in queste ore hanno dato una mano importante, il loro prezioso contributo per da ovviamente i dipendenti dell'amministrazione provinciale, ditte incaricate dell'amministrazione provinciale, alla protezione civile, a tutti coloro che hanno operato sul territorio. Io dico anche un grazie forte, io sono uno di loro, ai sindaci e a tutti gli abitanti dei nostri paesi dell'entroterra che si sono davvero, hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo per cercare di limitare i danni.